Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale, a cura di Massimo Martinini. Ciao, io sono Massimo Martinini e ti do il benvenuto nel podcast di Pillole di Business. Oggi analizzeremo 5 lezioni che possiamo apprendere dal film The Founder. Se non conosci il film, è la storia di Ray Kroc, il fondatore di McDonald's, interpretata da Michael Keaton. Non ti racconterò i dettagli del film, quindi se lo devi vedere non preoccuparti perché non farò nessun tipo di spoiler. Lezione numero 1. Non è mai troppo tardi. Aperta parentesi. E avere successo al primo colpo è cosa più unica che rara. Chiusa parentesi. Ray Kroc ha 50 anni passati e ancora alla ricerca di quell'occasione unica che tutti sperano. E nonostante l'età, che per alcuni può sembrare avanzata, a più di 50 anni è riuscito a costruire l'impero di fast food più grosso del mondo. E non è un caso isolato. Ad esempio, il fondatore di KFC, la catena di fast food famosa per le alette di pollo, è stata creata quando il suo fondatore, il colonnello Sanders, aveva ben 65 anni. Quando è arrivato il momento di andare in pensione, si è reso conto che i soldi non gli bastavano e si è dovuto inventare qualcosa e ha creato questa catena che ha avuto un successo mondiale. Invece di stare a lamentarsi, come fanno molte persone, che lo Stato non li supporta, che non riusciva ad arrivare a fine mese, che doveva fare tante privazioni, ha deciso di riprendere la sua vita in mano e di mettersi in gioco. Incredibile, a 65 anni. Piccola nota curiosa, il colonnello Sanders è morto il giorno prima che nascessi io. Lo stesso anno, lui 16 dicembre 1980 e io 17 dicembre 1980. Non so, mi ha fatto uno strano effetto notare questa cosa e l'ho voluta condividere con te. Comunque, chiusa parentesi. Lezione numero 2. Preparati alle sfide e sii molto determinato. Per tutto il film, Michael Keaton, ovvero il signor Ray Kroc, si trova ad affrontare un problema dopo l'altro, problemi a prima vista insormontabili. Non puoi nemmeno immaginare quanti imprevisti gli si presentino davanti e con quale frequenza. In molti si sarebbero arresi. E anche questa è una caratteristica in comune con tantissimi imprenditori. Se ad esempio hai letto la biografia di Elon Musk, nel suo lancio di prima di PayPal, poi di Tesla, di SpaceX, eccetera, è una cosa incredibile, cioè queste persone sono in grado di affrontare una serie talmente grande di problemi e ignorarli completamente, trovare solo soluzioni, risolverli, cercare soluzioni alternative se le soluzioni standard non funzionano, che sono veramente fuori dal comune. Quindi da questo punto di vista tanto di cappello. Hanno una tenacia che è veramente indescrivibile, non si fanno fermare da nulla. Lezione numero 3. Pensa in grande. Il sogno di Ray Kroc era di avere un punto vendita in ogni paese degli Stati Uniti, da costa a costa, e veniva considerato un pazzo, un sognatore. Però, mentre queste persone che lo giudicavano si concentravano ad aprire il proprio ristorante, lui stava costruendo un impero. Lezione numero 4. Non arrenderti. Come ti ho già accennato nel primo punto, Ray Kroc nella sua vita ha collezionato una serie incredibile di fallimenti. Nonostante questo, però, lui ha sempre continuato a combattere, a lottare. E anche questo è un elemento comune che hanno gli imprenditori di successo. È quasi impossibile riuscire al primo colpo. Non esce mai il prodotto perfetto subito, senza confrontarsi nel mercato, senza capire cosa le persone vogliono, i problemi che ci saranno. I fallimenti sono considerati come degli insegnanti, delle lezioni di vita, qualcosa da cui imparare per poi migliorare successivamente. E infatti tutti continuano a perseverare fino a che non raggiungono il successo. Lezione numero 5. Un buon prodotto da solo non è sufficiente. I fratelli McDonald, quindi gli originali, quelli che hanno creato questo fast food innovativo per l'epoca, avevano strutturato il loro ristorante come una catena di montaggio, a differenza dei ristoranti dell'epoca. Adesso sembra la normalità, ma per quegli anni era qualcosa di rivoluzionario, veramente. Però avere un buon prodotto e un'ottima struttura non significa avere successo. I due fratelli, infatti, lavoravano all'interno del ristorante, affrontavano tutti i giorni le solite problematiche che hanno gli imprenditori, o in questo caso i ristoratori, e non sarebbero riusciti a far esplodere il business come invece ha fatto Ray Kroc. Questa però è una scelta di vita. Ci sono persone che preferiscono una vita serena e tranquilla e altre invece che sognano davvero in grande, che vogliono, diciamo, conquistare il mondo, anche se come affermazione un po' forte, però nel senso che davvero vogliono di più dalla vita. Infatti, grazie a Ray Kroc, se il McDonald's è ormai in ogni città del mondo. Senza di lui, i due fratelli avrebbero mantenuto il loro singolo punto vendita in America. Lezione numero 6. Ti avevo detto che erano 5, ma ti anticipo una sesta.
Nella parte finale del film c'è la scena che mi ha colpito di più in assoluto. E quando l'ho vista davvero sono rimasto scioccato in maniera molto negativa. Non te lo svelo perché ti ho promesso di non farti nessun tipo di spoiler, per cui se ti va di guardare questo film, fallo perché è veramente veramente godibile ed è... a me è piaciuto molto. La parte finale però mi ha lasciato davvero con l'amaro in bocca. Io al suo posto non mi sarei assolutamente comportato così. Con questo è tutto, ti ringrazio per essere stato qui con me. Io sono Massimo Martinini, ti invito come al solito ad iscriverti alle mie pillole di business sul sito pilloledibusiness.com per ricevere ogni mattina la mia mail giornaliera. Se ti va ti chiedo anche di lasciarmi una recensione sul podcast con qualche consiglio, commento, quello che ti va. Ti ringrazio ancora e ti saluto. Ciao!